Ronchelli, uno dei migliori in campo, un pilastro là dietro quest'oggi. Ma è stata sicuramente una partita difficile. L'inizio, i primi 10 minuti, un quarto d'ora, abbiamo sofferto un po' la loro aggressività, il loro pressing. Invece abbiamo avuto la fase centrale del primo tempo che aveva interpretato bene il nostro gioco, si è riusciti a creare qualche occasione. Nel secondo tempo si è riusciti a fare un gol che ci ha portato alla vittoria. Una vittoria da dedicare a chi? Ai tifosi soprattutto, perché erano parecchi. Una trasferta difficile, magari anche economicamente per certe persone, però il merito è anche loro. Resi conto tutti di dove andare a giocare a Wembley, uno stadio sicuramente mitico che è quello delle vecchie due torri che attualmente non esiste più. Ci siamo resi conto tutti probabilmente dopo la partita di ritorno di Pescara, perché fino a quel momento era stato un gioco, nel senso avevamo il nostro campionato, ci tenevamo molto a vincere e tornare in Serie A e quello era l'obiettivo principale. Però strada facendo abbiamo avuto anche questa opportunità e l'allenatore, che in quel momento era, come tutti conosciamo, Lucescu, uno che ogni allenamento era l'ultimo, ogni allenamento, ogni partita era quella più importante, ci ha messo nelle condizioni di arrivare alla finale di Wembley, che penso, almeno per me, è stato lo stadio forse più importante dove ho giocato e quindi quello dove ricordo molto volentieri. Esserci arrivato con la squadra della mia città che ha portato, penso, 2 o 3 voli charter di tifosi bresciani in quel mitico stadio, penso sicuramente sia un fatto d'orgoglio. Ti trovi a 23 anni a essere, indossare la maglia della tua città e arrivare in una finale Wembley e salire quelle scale dell'ultimo gradino e festeggiare comunque una coppa, poco importante che sia o grande che sia, comunque un raggiungimento di un obiettivo e di un sogno. Averlo fatto insieme a un altro bresciano, che era Bonometti, che ha alzato la coppa in quel momento, mi sono sentito sicuramente orgoglioso di indossarla e di essere sicuramente bresciano. Prepartita molto particolare, siamo partiti tutti insieme, andati in Inghilterra con le compagne, con le mogli, le fidanzate, poi in certo momento Lucescu le aveva isolate, non ce le voleva vicino a noi per certe scelte e tutto. Un aneddoto particolare, voglio ricordarlo con davvero, per una persona che in quel momento era là con noi, che oggi non c'è più, il Monsignor Cavalli, che probabilmente tanti non conoscono oggi, ma che è stata una figura importante per il Brescia in quel periodo. Avevamo l'abitudine sempre del pre-gara, in caso se si riusciva fuori, di fare sempre una messa con lui. Mi ricordo che in quell'aneddoto, in quel particolare, quella settimana Lucescu non voleva, o comunque era troppa tensione, non voleva far partecipare o comunque far fare la messa a lui. Lui si era arrabbiato tantissimo di questa cosa, dice: io sono venuto a Londra non per vedere la partita, non mi interessa niente, ma per pregare, per cercare. E lui questa cosa se l'era un po' legata al dito, non voleva farla, poi eravamo riusciti a convincerlo a fare comunque questa messa. Forse è un aneddoto che c'entra poco col campo, ma sicuramente è un aneddoto che in pochi sanno e che comunque è di una persona di un certo valore che ci tengo molto a ricordare. Certo. Io ero un ragazzino, lui, mi spiace per Stefano, era un punto di riferimento, una persona a cui cercavo di capire, cercare di prendere quello che lui sapeva e quello che conosceva per cercare di portarmi un bagaglio. Sabò e Gica erano giocatori che venivano dalla nazionale, di un altro pianeta per noi in quel momento, e mi ricordo spesso che quando facevamo gli allenamenti di una certa intensità e con i giocatori più importanti, Lucescu metteva sempre me e altri difensori a giocare contro di loro, perché sicuramente in campionato non li trovavamo così forti. E quindi essere all'altezza di poter giocare e di allenarsi quotidianamente contro quei giocatori lì ci permetteva la domenica magari di incontrare un giocatore sicuramente meno forte di loro. Prima persona che ho abbracciato nel mio fischio finale, me lo ricordo sicuramente, era Fabio Gallo. E insieme a lui c'era Davide Mezzanotti, noi tre eravamo spesso insieme, vivevamo più insieme noi tre che probabilmente che con le fidanzate o con le, quindi noi tre penso che avevamo un rapporto che andava al di là dei compagni di squadra. Prima persona che ci siamo incontrati e abbracciati in campo era sicuramente Gallo e Mezzanotti. Emozione, ma sai, forse lì al momento non ce ne siamo resi conto di quello che veramente avevamo fatto. Più guardavamo l'angolino del Brescia, perché lo stadio Wembley è talmente enorme, ma vedevamo comunque 3.000-4.000 persone che si sono mosse solo per venire lì a vedere questa partita e realizzare quello che abbiamo fatto in quell'anno. Forse adesso, negli anni, riesci davvero a renderti conto quello che è stato fatto, perché con tutti gli anni fantastici che ha fatto il Brescia,
di Mazzone con Baggio, però comunque questo è un ritaglio che nessuno era ancora riuscito a rifare, quindi per noi è sicuramente un orgoglio.